Le 7 sconfitte patite nelle prime 9 partite sono un fardello pesantissimo. Senza i 12 punti conquistati da Breda nelle prime 8 gare del suo mandato, le speranze salvezza sarebbero già ampiamente svanite. Ora Grassadonia, che ha cominciato con un pareggio, risultato sicuramente positivo, sul campo del Frosinone. Domani Lecce, avversario senza dubbio di spessore, ma discontinuo. Si è fermato Tabanelli, crampo al quadricipite, indisponibile al pari di Sorensen, Rigoni, Riccardi e Setter. In dubbio Bocchetti per un lieve affaticamento. Si deciderà solo domani, prima dell'inizio del match. Non è possibile, insomma, prescindere dalla difesa 3 per caratteristiche dei centrali in generale e per le caratteristiche dei terzini, che sono in realtà più dei quinti. Quando subisce gol, è la storia di questa squadra in questo campionato, fa una fatica immane a recuperare. C'è però l'impellenza di fare il risultato, il tempo stringe e bisognerebbe rendere, almeno in teoria, questa squadra un po' più offensiva. Come si fa? Si fa con il lavoro, cercando di lavorare bene durante la settimana, cercare di capire quello che bisogna fare quando la squadra è in fase di possesso palla e soprattutto giocarsi le partite col piacere di farlo, insomma. Ci sarà da soffrire domani, ma sempre con grande lucidità e avere sempre la testa alta, insomma. Si sbaglia, si ricomincia. Mi piacerebbe, insomma, e voglio una squadra che sia forte mentalmente. Memusciai è in grado di giocare dal primo minuto? Vediamo, sta bene, insomma, il ragazzo, nonostante il Covid, si è allenato, sta bene, è pronto, è disponibile, lo vedo anche nervoso al punto giusto, chiaramente parlo della gara, caratterialmente parlando, quindi è un'opzione in più che abbiamo, ma ci sono tanti giocatori, il Pescara, soprattutto in mezzo al campo, ha dei giocatori importanti, ha un roster di primo livello, quindi potremo attingere domani su vari settori. Ecco, c'è l'idea di impiegarlo da play? vediamo domani. Dunque, imprescindibile la difesa 3, il probabile 11, Fiorillo tre pali, Gutto o Bocchetti, Drudi e Scognamiglio nel cuore della difesa. Bellanova e Masciangelo sulle fasce, a metà campo forse Memuscia i play, Busellato e De Sena mezzali, oppure Busellato vertice basso, De Sena e Maestro o Macin interni. Davanti Galano, alle spalle di Odgaard. Recuperato, Giannetti ripartirà dalla panchina. Ultimo scampolo di gara per l'ex Salernitana lo scorso 23 gennaio, proprio contro il Delfino. Questa è una squadra che ha qualità, che ha dei giocatori che assolutamente devono e possono tirar fuori il Pescara da questa situazione attraverso il lavoro quotidiano duro, perché lavoriamo tanto. Questo è un avversario da tenere in grande considerazione, è una rosa importante, però d'altro canto siamo forti anche noi, e quello che i ragazzi devono capire, lo stanno capendo, e quindi bisogna crescere con l'autostima, bisogna crescere in convinzione e bisogna domani battagliare, perché ci sarà da battagliare.